Le analisi e le informazioni contenute in questo video non rappresentano raccomandazioni ad alcuna forma di investimento. Il trading è un'attività rischiosa, pertanto la responsabilità dell'utilizzo di queste informazioni rimane in capo ai titolari dei conti di trading o investimento. Ragazzi, buon pomeriggio, insomma, mercati che stanno tentando una sorta di recupero, ma in realtà se andiamo a vedere. Sono ancora laterale di fatto. In questo momento c'è l'oro, fa 2.352 più 0,59, diciamo è l'asset che a quanto pare, almeno per il momento, sembra essere quello un po' più frizzante, tra molte virgolette, insieme all'argento che fa più 0,85 a 28 dollari l'oncia. Per quanto riguarda mercati americani, c'è un Nasdaq che sta tentando un buon recupero rispetto agli altri, ovviamente più 0,33 in questo 35 a 18,2 e poi abbiamo ovviamente i mercati europei con il DAX che perde lo 0,7% e il FTSE MIB che a quanto pare sta più 0,06, poi se vado a vedere il FTSE MIB proprio il cash. In realtà si trova a mezzo punto sotto in termini percentuali. Per quanto riguarda il mercato obbligazionario, tutti rendimenti in discesa, il mercato sta comprando titoli di Stato. Vi ricordo, oggi niente dati macro fondamentali, niente di così interessante, giusto se non erro alle 17. C'è stato un indice di ottimismo economico alle 12, l'NFIB, Business Optimism Index, eccolo qua, che poi è uscito pure male, è uscito peggio del dato precedente, peggio delle aspettative, 88,5, poi c'è uscito l'indice Redbook e alle 16, quindi in diretta, seguiremo questo indice qua, RCMTYPP, Economic Optimism Index, da 43,5 previsto a 44,2. Bah, staremo a vedere che cosa ci dice questo indice. Vi ricordo, sempre questa settimana, vabbè, domani c'è l'inflazione statunitense, dopodomani la BCE e venerdì le trimestrali delle banche. Abbiamo come trimestrali in uscita JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock e Citigroup, quindi si inizia col valzer delle trimestrali, quindi volatilità sui mercati. Perlomeno si presume ci possa essere volatilità sui mercati. Staremo a vedere nel corso dei prossimi giorni. Al momento la situazione sembra essere effettivamente di laterale. Al momento c'è Nasdaq che a livello tecnico si è riportato proprio in questo momento in quella che potremmo definire una zona rossa, ossia l'area praticamente poco sotto i 2,20, 2,30. Quest'area qua che è stata ben venduta appunto venerdì sera. Boh, che aspettarsi da un mercato del genere? Beh, al momento sta tentando di risalire anche direi in modo molto forte, mi viene da pensare, no? Guardate qui che dinamica, sembra stia montando i 18,3, guardate pure su base 2 ore, sembra che non ce ne sia per nessuno, guardate. Stamattina ha provato l'allungo giù, niente, non c'è stato nulla da fare, forte recupero, mercato fortemente al rialzo. Ci crediamo a questo rialzo, almeno per il momento. Questo è il grafico giornaliero. Vuole rientrare qui sui 18,3 il Nasdaq? 18,330? Dopo il forte laterale di ieri? Beh, sembra proprio che il mercato voglia tentare l'allungo in qualche modo, io non so, sinceramente, questi livelli non è che mi convincono, più che altro non mi convince questa dinamica così forte al rialzo il giorno prima dell'uscita dei dati sull'inflazione. Più che altro questo non mi convince, però non si sa mai, non si sa mai. Io mi aspetterei movimento ribassista così all'inizio, tra qualche minuto, praticamente all'inizio delle contrattazioni. Per vedere se effettivamente il mercato si sta caricando per andare su oppure sta facendo l'ennesima finta, così come ha fatto ieri sera, anzi ieri pomeriggio, dove abbiamo visto prima Nasdaq andare fortissimo al rialzo, andare a riprendersi questi massimi per poi venderli, mercato che è stato poi laterale per tutta
La sessione overnight in mattinata ha provato l'allungo al ribasso, è stato ricomprato, adesso sta ritestando di nuovo questi livelli. Livelli, ripeto, che dinamica non è che mi convince più di tanto, ma al momento la dinamica è rialzista, c'è poco da fare. Andiamo a vedere anche S&P, anche lui qua su base 2 ore sembra voglia tentare l'allungo al rialzo senza pensarci 2 volte, stessa cosa qui. Sul DAX, boh, sul DAU, scusate, poi andiamo a vedere il DAX e qui stiamo testando praticamente i minimi di venerdì sul FTSE MIB. Situazione al limite dell'incommentabile, quasi intradabile, qua su base oraria sembra voglia tentare perlomeno una sorta di ritracciamento. Ritorniamo pure sul DAX, qui si sta sentendo i minimi, ma di fatto la dinamica sembra essere comunque di ritracciamento, quindi mercati europei un po' più deboli, mercati americani che stanno tentando effettivamente di recuperare, perlomeno di andare su. E io a questo punto vado in chat dal vivo e eccoci qua, la chat dal vivo. Saluto Andrea Francia, dice buongiorno raga, come direbbe il Pascu, casco in testa ben allacciato, luci sempre accese e stop ben inserito sempre. A proposito di stop, Luigi, saluto Luigi, saluto Lionello, dice buongiorno, impressionante recupero degli indici, tanta FOMO direi. Non, per il momento, guarda, finché non vediamo quello che succede domani con l'inflazione, poi giovedì abbiamo anche la BCE, quindi bah, potrebbe essere pure una settimana così statica. Alla fine, se ci pensiamo, abbiamo visto un mercato fortissimo al rialzo, si è fermato sostanzialmente la scorsa settimana con un leggero ritracciamento. Adesso può essere pure che, insomma, c'è una possibilità di vedere una settimana di laterale fondamentalmente, ok? Nel frattempo saluto anche Lorenzo, saluto Fabio Maggioni, Edo96, dice dollaro indebolito oggi, c'è l'ennesimo test di dollaro yen di area 152 che non riesce, a quanto pare non riesce, si sta aspettando effettivamente un market mover, forse domani l'inflazione statunitense potrebbe fare qualcosa. Saluto Nicola, saluto Hermes77, Gianfranco dice un mercato molto forte, ha voglia di andare su, sembra così, esattamente. Allora, saluto Jacopo, dice buongiorno a tutti gli uomini e donne, no, prima alle donne e poi agli uomini. Eh sì, buongiorno a tutto al pubblico maschile, al pubblico femminile, sveglia. Per citare, insomma, un grande giornalista. Dior e Jolie dice buon pomeriggio. Gianfranco dice occhio ad andare short, vi pela tutti. Beh, adesso non. Per il momento la dinamica sembra essere rialzista sul breve. Il volumetrico dice salve, salutiamo il volumetrico, salutiamo Stanislao, dice saluto a tutti, ciao David, per noi sei come il sole. Letto in termini stile giornalistico di rassegna stampa. Beh, effettivamente ieri l'eclisse mi ha dato un po' di fastidio, devo dire la verità. Carlo dice ciao, quindi salutiamo anche Carlo. Massimiliano dice buongiorno a tutti. La Bank of Japan deve difendere il livello. Perlomeno quello è un livello, secondo me, che appunto già è stato utilizzato la Bank of Japan già a fine 2022. Cioè, effettivamente no, lì comprarono yen contro, per difendere, insomma, il deprezzamento. E il problema è capire se effettivamente in questo momento non è la Bank of Japan che sta difendendo il livello, avrebbero dovuto diramare un comunicato ufficiale. Non sta difendendo la Bank of Japan, per il momento è il mercato che sta quotando quei prezzi lì, molto probabilmente alcuni dicono non riuscirà dollaro yen a romperli 152 nel momento in cui magari vengono rotti questi 152. È molto probabile, altamente probabile, vedere un intervento della Bank of Japan in un modo o nell'altro, o direttamente sul Forex o direttamente sul debito. In qualche modo dovranno intervenire. Cioè, il mercato sa che dopo i 152 la Bank of Japan interviene fondamentalmente, sa che c'è tanta liquidità. Bisogna capire fino a che punto, sostanzialmente. Ok?
questa è un po' la situazione. Facciamo una seduta tecnica oggi. Oggi facciamo una seduta molto tecnica, anche perché oggi pomeriggio, cioè stasera, alle 19, abbiamo come ospite Mario Amitrano. E voi chiedete, ma chi cavolo è Mario Amitrano? Mario Amitrano, un ragazzo che ha fatto prima il trader per BNP Paribas, di recente ha fatto il trader per HSBC, Quant Trading, quindi avremo insomma, avremo a disposizione l'esperienza di Mario per quanto riguarda il trading all'interno delle banche, quindi come fanno trading dentro le banche? Ma veramente queste sono le mani forti, manipolano il mercato e roba simile? Come operano le banche? Come fanno quant trading? Come fanno trading normale? Lui faceva parte mi ha detto, della parte sell side, quindi parte vendita. E beh, credo che insomma non sia così, come si dice, usuale avere un trader bancario all'interno della propria diretta. Lo portiamo oggi stasera, ce lo portiamo stasera alle 19, ci parlerà insomma della sua esperienza e ovviamente verrà dato in pasto a voi della community, insomma potete fargli tutte le domande del caso, anche per quanto riguarda magari se siete interessati a siete giovani, volete fare carriera in banca, sicuramente vi potrà dare degli insight interessanti e insomma ci dirà anche un po', no? Magari riusciamo a sfatare qualche mito, sia sulla manipolazione di mercato, se le banche manipolano il mercato, muovono i prezzi loro, come funziona, chi sono le loro controparti, insomma. Live curiosa stasera alle 19, ragazzi. Live curiosa sicuramente. Comunque, Massimiliano dice a proposito di dollaro yen: nell'ultima riunione hanno fatto capire che sono pronti a intervenire. Beh, sì, quello sì, l'hanno no, l'hanno proprio espressamente detto dicendo: stiamo monitorando attentamente l'andamento di dollaro yen. Questo, insomma, sì, fondamentalmente, come dici, insomma. Hanno fatto ben intendere che sono pronti a intervenire, appunto, come dici. Saluto anche Luca, dice ciao David, ciao Luca. Allora, ragazzi, andiamo a vedere tecnicamente come stanno messi questi mercati. Questo, ad esempio, è dollaro yen. Guardate, c'è una barriera intorno ai 151,95, punto più, punto meno. Andiamo a vedere qual è la situazione qui sul Nasdaq. Allora, che cosa è successo? Vediamo il Nasdaq, anche perché mancano 3 minuti all'apertura. Io a questo punto accendo Bloomberg così per creare atmosfera. Un attimo solo. Eccoci qua. Ci abbiamo Bloomberg aperto. Allora, Nasdaq, cosa è successo? Allora, venerdì abbiamo visto questo fortissimo recupero. Ok, e poi il mercato che ha venduto fortissimi questi livelli in area 2,30 e da lì c'è stata praticamente una fase di zig zag, un vero e proprio laterale. Ieri è stata confermata questa zona come laterale. Stamattina il mercato che ha provato a un movimento di accelerazione totalmente negato. Quindi che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che in questo momento stiamo testando i massimi. Test dei massimi. Bisogna capire se effettivamente questo vuole salire. Se vuole salire, fino a che punto sembra puntare i 3,30 da quelle parti. Cavolo, se punta i 3,30, ragazzi, qui la situazione diventa di nuovo rialzista, fortemente rialzista, direi. Ok? Qui sul 4 ore sembra un mercato che ancora vuole spingere al rialzo, anzi, ha appena iniziato a spingere al rialzo. È un po' una dinamica simile a quella che abbiamo visto ieri, solo che ieri il mercato qua ha provato effettivamente subito a scendere. Qui già abbiamo rotto di netto i massimi del 4 ore. Quindi la dinamica per il momento rimane rialzista. Vediamo se scalando di time frame troviamo segnali ribassisti o di indebolimento. Assolutamente no. Vediamo un mercato che è ancora long. Su base oraria vediamo un mercato che è ancora long. Quindi non abbiamo
alcun segnale, almeno per il momento, anche sul 45 minuti, anzi sembra essere iniziato adesso il movimento rialzista. Vediamo il grafico a mezz'ora. Beh, mercato che sta comprando da 2 ore e mezzo senza sosta. Grafico a 15 minuti ha praticamente iniziato adesso un altro movimento rialzista. Sembra un mercato che vuole spingere, andare insomma verso i 2,50 perlomeno. Poi bisognerà vedere effettivamente se c'è forza per proseguire. Vediamo un po' che cosa succede. Tra 20 secondi apre il mercato. 20 secondi e qui di segni di cedimento neanche l'ombra. Questo è il 15 minuti, guardate, si è caricato per 2, 3, 4, quasi un'ora per poi partire al rialzo. Vediamo se si prova a scendere da queste parti, fare perlomeno un ritracciamento e ritornare perlomeno verso i 160, ritornare in fase laterale, perché vedere una dinamica rialzista giorno prima dei dati sull'inflazione mi sembra un pochino esagerato, però tutto può fare il mercato senza tanti problemi. Vediamo anche S&P 500, anche lui dinamica rialzista, test dei massimi, anche lui. Il Dow un po' più debole rispetto a Nasdaq e S&P 500, sicuramente. Però questa al momento è la situazione sul Nasdaq, vediamo. Il grafico a 5 minuti. Peccato che prova l'allungo ulteriore. Rottura dei massimi qua a 2,27. Ancora tutto long, ragazzi. Vediamo se provano a vendere questi livelli, perlomeno ritornare verso i 160 qua in apertura. Vediamo S&P 500, anche lui che continua a spingere al rialzo. Il Dow sul mezz'ora ancora rialzista. Mi sembra una dinamica rialzista fortissima, però al momento di fatto hanno comprato forte i 1810 sostanzialmente, i 1800 nella giornata di ieri e anche stamattina. Ancora tutto long, ragazzi. Ancora tutto long. Tutto rialzista. Vediamo S&P, dobbiamo aspettare purtroppo un po'. Stiamo tentando di uscire da una fase laterale, stiamo letteralmente in mezzo a una situazione tecnica difficilissima, più che altro in termini direzionali. Praticamente stiamo tentando, su base settimanale, il ribasso, la dinamica di lungo e il recupero. Su base settimanale abbiamo visto qui recupero dai minimi, quindi c'è questa lotta tra long e short. Qui vi dico sinceramente, l'allungo sui 300 mi sembra un po' esagerato, però vediamo un po' se... Ok, ottimo. Ottimo questo movimento. Ottimo questo movimento.
Allora, Alessandro Boesto dice tutti i massimi da vendere. Esatto. Fabrizio dice sul mercato italiano target area 36.000, DAX 19.000. Salvo fine trend rialzista dal 2020. Ma no, qua stiamo in laterale. Cioè, domani esce il dato market mover. Io sinceramente altri spunti. Oddio, guardate che... che capello. Ribelle. Mercato che secondo me il recupero che ha fatto è un recupero prima dell'uscita del dato di domani. Cioè, si vede tutto domani, secondo me. Né più e né meno. Comunque, ragazzi, sono entrato short sui 2,30 praticamente. Mi sta andando anche bene. Vediamo se ritorna a 160. Faccio vedere il grafico a 3 ore. Grafico a 3 ore, mi aspetto pure oggi una giornata qua in mezzo. Non mi aspetterei chissà che cosa. Abbiamo i titoli singoli nel frattempo, eh? C'è Apple positivo, Amazon positivo, più 0,55, Google più 1,5 ancora, Google ancora che spinge, più 1,5, Microsoft più 0,3, Meta più 0,6, Nvidia perde poco, meno 0,7, Tesla perde lo 0,45, veramente poca roba. Qui c'è Meta, ancora bello, rialzista Meta. Quella che rimane qui sopra, c'è Microsoft ancora che rimane sui massimi, c'è Google che ha rotto tutto. Google ha rotto tutto, ragazzi. Amazon rimane lì a ridosso dei massimi del 2021, c'è Apple che insomma non è proprio eccezionale. That's closer to 50%. So it still probably could be and should be higher, but that's a significant improvement as you think about the concentration that was so evident last year and much broader participation, not to mention the shift. 15 minuti già rimangiato praticamente tutto. Are we at the beginning of something much more significant? I'm looking at some of the news flow from the FT conference. Vitol, Russell Hardy talking about $80 to $100 in oil and a shift in the commodity cycle. Goldman's talking about the risk of $100 oil, and I've got Bank of America banging into the inbox this morning with gold at $3,000. How do you look at commodities? How do you participate in obviously what is some kind of a shift for a whole variety of reasons in commodities? Vediamo se provano di nuovo a farlo scendere da qua. No. Some sign of improvement in the global growth outlook. There's obviously also the supply-demand fundamentals, especially as it relates to oil with production cuts
in the case of Russia. And so I think it's just a story that has been to the benefit of not just commodities. Per essere un mercato laterale, comunque un po' di volatilità di breve ci sta, eh? C'è parecchia volatilità di breve. CPI that obviously could continue to be a feeder. And even though core is ex food and energy, if you look at the relationship historically between even whether it's core CPI or core PCE and then the commodity complex, there is a feeder there. There's both an actual feeder and a psychological feeder. So that's something to be mindful of, especially a day ahead of tomorrow's important CPI report. And we're counting down to that CPI report. The bond market takes a breath this morning, doesn't it? But it's been a pretty... Tesla ritorna positivo, c'è Google più 1,7. Google più 1,7, Google proprio ormai una furia. Date Google. Nuovi massimi storici. Amazon rimane là, c'è Apple, sta tentando di recuperare. Qua sembra un mercato fortemente rialzista, meno per il momento. But what I think is important now is how the readings, the combination of CPI and PPI map to PCE, because that is the Fed's focus. PCE has been running lower both at the headline level and the core level to the tune of about 80 basis points or so. So I think the real calculus is about economists taking a look at the combination of CPI and PPI. Questo sembra puntare i 300 proprio senza tanti problemi. Vediamo. But also core services ex housing, which has been that specific metric that the Fed has focused on. Do you think clients have a temptation at these kind of yields, these kind of headline yields, I should say, rather than yield to maturity in bonds? Is there a certain amount of temptation to step in and pick up coupon and duration? Well, we've actually... S&P rimane là, il Dow pure. L'unico che sta tentando di salire forte è il Nasdaq, ragazzi. L'unico che sta tentando di salire fortissimo è il Nasdaq, che è ritornato vicino ai 160, però già sta rompendo tutto. Now, in part of the narrative that you put out there, you look at the revisions to GDP, you normally say, look, normally you don't have to pay too much attention to that. And I like the language was au contraire, and you talk about the upward revision in the personal space. Puzzi MIB rimane dove sta. Il DAX pure, provatolo a lungo, già lo stanno rivendendo. E il Nasdaq che sta testando questi massimi qua di venerdì. Si continua così, li rompe, vediamo se li riassorbe più che altro. Certo, questa candela, però vuole puntare 2,50. Bah, vediamo. But since last October, we've had about $13 trillion of net worth added to U.S. individuals. And to put that in the context of consumer spending is about $19 trillion. Questo è il 15 minuti, mancano 2 minuti alla chiusura del 15 minuti, che è ancora fortemente rialzista qua. You know, I think you have to now focus on not just nominal data, but real data. Dovrebbe, sto vedendo la dinamica, un minuto qua sul mio broker. Vediamo se prova a scendere adesso. Dopodiché, se vuole scendere veramente, deve rifare un test di nuovo dei massimi sul 15 minuti. Vediamo come chiude questo 15 minuti. Vediamo se lo chiude più che altro negativo. Dopodiché c'è il test dei 185. Perché questo qui praticamente è andato a ricomprare quest'area che ha fatto alle 2,5 sostanzialmente. Vediamo che fa S&P 500, sta rimanendo da quelle parti. Il Dow è l'unico che sta scendendo veramente. Cioè perlomeno sta tentando di scendere, anche perché sta perdendo
è l'unico che è entrato adesso in territorio negativo fondamentalmente. Allora. Allora, vediamo che dite. Useranno gli stop, dice il volumetrico. Lorenzo dice, loro fanno nuovi all time high praticamente ogni mattina. Nel frattempo quello che vediamo qui è il Dow. Matteo dice, nei prossimi giorni direi del Nasdaq nuovi all time high oppure rottura della media mobile a 50 daily. Fabrizio dice, continueranno a sfornare dati positivi. Il volumetrico dice, nel frattempo S&P fa un tentativo di discesa. Che altro sta provando anche il Dow, ci sta provando qua pure Russell ha venduto i massimi sul 15 minuti, ha chiuso anche relativamente bene qua su 15 minuti. Nasdaq è ancora long, qua S&P pure ci sta provando a fare un tentativo di ribasso, qua sicuramente c'è su pesa parecchio sul Nasdaq il recupero di Apple, la positività pure degli altri qua di Microsoft che fa più 0,6, c'è Google pure che fa più 1,7, ragazzi, pesano tanto loro, i tecnologici. David Hunter ha ragione anche questa volta, non ho capito chi è questo David Hunter. David Hunter, Dave H. Contrarian. Su X Contrarian Macro Strategist. We invest a lot in the offices that you feel home, that you can actually be your best yourself. Fabio Stock Reference Index puntini 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 puntini, niente. Matteo Gobbi dice, vista le big direi nuovi all time high di Nasdaq. Ed 96 dice, il cable è tornato a 1,27. Sul forex, ragazzi, finché non si sblocca dollaro yen, possono fare quello che vogliono. Pure qua euro dollaro è andata a 1,09 quasi. Ripartito pure euro dollaro. Quasi pure 1,27. Bah, Alessandro dice, come al solito, se scendono 10 risalgono 13. Esatto. Gianfranco dice, David domani dirà poco quando il mercato è improntato al rialzo. Il volume di dai ci riprova per ci ritrova forza ragazzo, se potessi avere 1000 VIP al mese S&P 500 oppure riprova. Mercati belli improntati al rialzo qua. Vediamo che cosa fa. Nasdaq ha venduto i massimi questi qui a 2,20. Sinceramente aspettarmi ulteriori accelerazioni al rialzo. Ops, ops, ops. Attenzione, devo modificare la webcam, sono tutto sfocato ragazzi, sono tutto sfocato, perché tutto sfocato? Così è meglio. Dovremmo esserci, eh? Ok, adesso sicuramente meglio. Andiamo di nuovo al Nasdaq. Adesso test dei 180. Base oraria stanno tenendo i minimi dell'orario precedente, per il momento ha tenuto quelli. Vediamo gli altri che fanno. S&P li sta testando i minimi dell'orario precedente. Il Dow sta testando i minimi
di 2 ore fa più o meno. Saluto anche Piga e Pago. Vediamo qua Russell tenta il ribasso a proposito di Piga e Pago, che è Mr. Russell. Nel frattempo controllo ancora qui le azioni singole americane. Sicuramente c'è Google che sta andando oltre il consentito. Qui lo vediamo pure su base mensile. Sta accelerando fortissima Google al rialzo. Anche Microsoft, insomma, non è da meno. Amazon ancora forte al rialzo. Apple è l'unica, ripeto, che insomma non è che sta facendo chissà che cosa. Microsoft 4,26, Nvidia meno 0,65, base mensile tiene questi, Tesla più 0,96, ancora stanno alla grande. Vediamo qua. Allora, Fabio Stock Reference Index, Stock Conference Index. Mi domando come fa a tradare con 10 punti di stop sul Nasdaq 100, verrei buttato fuori sempre in stop. Errore clamoroso. Troppi pochi 10 tick di stop. Tutti fuffaguru. Allora, Fabio, rispondo molto semplicemente, molto velocemente. A quanto pare hai sentito una delle cose che ho detto, perché a volte mi posso prendere pure stop di 15 punti. Dipende dalla volatilità che c'è, dipende da dove entro, no? E 10 punti per te saranno pochi, per me vanno bene, per come opero io. Non è che dico facciamo lo stop di 10 punti sul Nasdaq così perché mi gira, che mediamente mi prendo 10 punti, 12 punti, 15 punti, dipende dai casi. Quindi per te è un errore, beh, tu opererai sicuramente meglio di me, che ti devo dire, è buon per te. Sul fuffaguru, guarda, sul fuffaguru sai, meglio che ritratti, perché il fuffaguru, prima cosa, vende servizi, due, non è titolato a farlo, nel senso che non ha proprio i titoli per parlare, e io invece tutte e due le cose, perché c'ho i titoli nel senso c'ho una laurea, fatto esperienza che non è che è autoreferenziale, esperienza è vera, è effettiva, e poi non vendo niente, quindi fuffaguru di che cosa? Ok Fabio, quindi va bene così. Senza offesa, no, che senza offesa, mai offeso, che senza offesa, mi hai detto praticamente che sono fuffaguru. Abbi pazienza, che fai? Prima dici sei un coglione, senza offesa. Che senza offesa? Fabio Agile dice non iniziamo, no, ma guarda, dopo ieri, mentre ho avvisato nelle ultime volte, questo giro passerò probabilmente direttamente ai ban, ok? Quindi così ci togliamo subito il dente, perché ieri alla fine poi i mercati non li abbiamo quasi per niente seguiti ieri pomeriggio per stare appresso a un mitomane. Fabio dice non era riferito a te. Insomma, però stai qua, abbi pazienza, no? Potrei pensare che è riferito a me, no? Federico dice, dopo pomeriggi sembra stare la maniera, esatto. Il volumetrico dice, dico io, non è una critica, se io sostengo che dai sbaglia a mettere 10 punti, non vende corsi. Fabio dice, per rispetto tuo cancello tutto e buon trading in perdita. Grazie Fabio dei consigli. Grazie dei consigli che mi dai. Ma che ne sai, scusate, 10 punti non si viene, allora dipende da dove si mette. Volumetrico dice porto un backtest dove gli dimostro che fare una strategia con 10 punti di stop ma ragazzi, ma che vuol dire? Scusate, ma che vuol dire? Tutti che devono giudicare come
come operano gli altri. A proposito, ma voi avete visto, cioè tu Fabio Stock Conference, hai visto come opero? Tu hai visto come opero? Faccio questa domanda, hai visto come opero? Nel frattempo vado a vedere, vediamo pure il Nasdaq, perché poverino, se no lo lasciamo indietro. Stanno tentando, si sta appoggiando qua intorno ai 160, eh? I minimi dell'orario precedente. Qua il Dow se ne sta proprio andando giù, l'unico che tiene qua è il Nasdaq. Allora, Ivan Gaiola dice: dai, banna questi guru da tastiera, sei top, grazie mille. Ivan. Fabio dice: da quello che dite siete in erba, me ne vado subito, buona vita a tutti. Ma guarda, va benissimo Fabio, guarda, ci fa in favore a tutti. Sì, siamo tutti in erba e non ci capiamo nulla. Perfetto, guarda, per sicurezza ti banno pure. Facciamo un po' subito. Allora, vediamo un po'. Ok, perfetto. Ok, bannato. Bannato. È passato qualche minuto, bannato. I rompicoglioni non ce li voglio, mi fanno perdere tempo. A me e a voi. Comunque, Francesco dice: ma se non siete d'accordo con quello che vedete, perché commentate? David va a un servizio per i neofiti come me, dice Francesco. Vabbè, ma Francesco, ma sono quelli che devono tentare, no, di mettere i bastoni tra le ruote, capito? Devono essere un po' protagonisti in qualche modo, perché non se li caga nessuno, quindi. Dato che qua rispondo a tutti, pure a chi mi rompe le palle, va bene così. Comunque, ritorniamo ai mercati, ragazzi. Non facile oggi, eh? Non facile, perché qua potrebbe pure rimbalzare. Qua S&P 500 ritorna qua su zona minimi sul 3 ore. L'unico che sta tentando di scendere effettivamente è il Dow Jones, ragazzi, eh? Su 2 ore sta tentando di invalidare tutta la dinamica rialzista che era fatta prima. Questo non vuol dire che si crolla. Che potrebbe pensare pure di rimbalzare e rimanere qua dentro. Ragazzi, vi ricordo, domani il market mover c'è domani. Non so quanto possa essere oggi una giornata direzionale. Poi che sarà direzionale e quello non lo possiamo sapere, ovviamente. Però, considerando il fatto che domani c'è l'inflazione americana e giovedì abbiamo la BCE, e qua non so, mi risulta difficile, no? Capire se può essere una giornata molto direzionale oppure no. Comunque, ritorniamo qua, c'è il Dow che sta effettivamente scendendo. Il Russell pure sembra che si stia strutturando, niente, è una dinamica laterale. Questo 2 ore sul Nasdaq così è molto forte al rialzo. È molto forte al rialzo, e quindi tutti i tentativi di discesa possono essere smorzati tranquillamente. Questo è il problema di adesso. Tra 3 minuti esce questo dato qui dell'indice di ottimismo economico. E l'ottimismo è il profumo della vita, ragazzi, ricordiamocelo. L'ottimismo è il profumo della vita. Allora, allora, vediamo un po' che dite. Cioè, per me se PC 5 punti, so poi te l'ho detto, ci vuole essere confronto, portate i dati. Alfa Bravo, dai, non c'è questa chat, diventi come uno di questi spettacoli dove invitano gente lirica per alzare l'audience. Infatti l'ho bannato subito, sì, giudicare come tranno già altri. Non si fa, è corretto. Mi fa scassare, come ride. Sì, è vero, c'è questo che ride su Bloomberg. E il volumetrico dice: io ci sono pompati quando vedo questi che fanno i commenti. Li voglio salvare dalle perdite. Vabbè, non è accettabile la maleducazione come questa, assolutamente. Il volumetrico, Fabio, tutti andiamo, siamo in erba e penso sia lecito
giochicchiare. Hermes dice: per i tre si vedono la loro apertura mentale che critica e basta, non combina nulla. Esattamente, esattamente. Il volume medio dice sarà lo stesso di ieri. Hermes dice anche i cicli lunari possono essere utilizzati. Ma guarda, Hermes può essere utilizzato qualunque cosa. L'importante è che ci abbia correlazione con, cioè ci abbia un senso poi a livello operativo. Quindi il volume medio ci vorrei imparare a trattare con stop più bassi, che è un po', secondo me, una cosa importantissima. Di andare a ridurre, andare a tentare di ridurre le perdite il più possibile. DAX ha rotto i minimi di stamattina. Infatti DAX sta facendo meno 0,8 in questo momento. Sta facendo tipo il Dow. Il Dow sta tentando di andare giù, è il Nasdaq che tiene ancora. Il Nasdaq tiene ancora. Nasdaq tiene ancora. Qui c'è il DAX, qua pure il FTSE MIB, però stanno ancora tutti in zona di possibile rimbalzo. Tutto così, vabbè. Hermes dice: dai, do la sensazione che qualcuno si introduca solo per disturbare. Vediamo, scusate, come sta uscendo questo indice d'ottimismo economico. Vediamo un po', a giorno. Niente, ancora non è uscito, ancora non è uscito. Facciamo sbollentare un po' il mercato e vediamo le chiusure orarie. Hermes dice: Davide, ho la sensazione che qualcuno si introduca solo per disturbare. Se uno non è interessato, basta cambiare canale. Esattamente. Ma infatti, quando è così, uno prende, banna direttamente. Mentre prima cercavo magari un po' più il dialogo e roba simile, adesso ban diretto, perché non mi va, né, mi va di perdere tempo, insomma. Su IS500 ho accusato la media 200 H1 ed è tornato indietro. Stiamo ancora, oggi, ripeto, secondo me è laterale, quindi tutti questi spunti ribassisti, roba del genere, potrebbero non essere validi, potrebbero non essere validi. Il Fortune, buongiorno, oggi scossoni a ribasso sul Rheinmetall, Leonardo e Iveco, in qualche modo tutti i titoli legati a industria bellica. Sicuramente ti sbaglierò, ma vedo un DAX che si sta indebolendo. Guarda, secondo me non ti sbagli proprio per niente, secondo me si stanno indebolendo i mercati, solo che, come dico da un po' di tempo, servono settimane per confermare un indebolimento strutturale. Poi non so da quanto segui magari le dirette, perché credo sia la prima volta che ti vedo, cioè mi aspetto un ribasso di quelli pesanti per via di, insomma, disoccupazione e tutto il resto, però servono settimane, quindi serve questa settimana, poi serve quella dopo ancora, addirittura in realtà servirebbero mesi. Gennaio, saluto a tutti, fino a due giorni fa, non capisco il motivo, davvero, uno può tranquillamente esprimere un'opinione senza giudicare nessuno, esattamente, però vabbè, pazienza, ripeto, ban subito, immediato, non sto neanche a perderci più tempo. E comunque sono passato da uno stop paracadute su di 25 punti a uno stop di 10 punti e devo dire che in questa settimana ho ampliato i profitti. Quando tagli gli stop succedono questi miracoli. Fabio Pertini dice: buon pomeriggio Davide e colleghi, saluto al texano. Mario dice: ragazzi, buon pomeriggio, sono entrato ora, proprio il momento in cui rimbalzerà. E96 palese, stanno attendendo il dato di domani, esattamente, secondo me stanno aspettando. Jacopo dice: ma questi fenomeni che fanno così da due giorni ci campano col trading, perché se no di che stiamo a parlare? Giustamente Erdandi esprime un'opinione che è assolutamente, no, lecita, cioè dico, ma se fai trading tranquillamente ci guadagni, perché tempo che fai, perdi tempo a giudicare, a perdere tempo a con uno che secondo te è in erba o roba simile? Cioè, fai una vita brutta, insomma,
Cioè, se fai così sei marcio dentro, perché se stai bene, fai trading tranquillo, cioè un conto, dici, vedo, sto dentro una community, mi diverto, sento le opinioni e cose del genere. Se invece vai a giudicare, molto probabilmente c'hai qualche problemino. Probabilmente non guadagni un cazzo, te lo dico io. Non guadagna niente, gente del genere. Anzi, perde, dopo che ha perso, gli girano le palle e devono andare a giudicare gli altri. Stanislao dice, Nasdaq, rientrare in long. Io adesso, ora, no, c'è il 45 minuti che ancora sembra voler tentare di scendere. Magari se fa di nuovo un test dei 160 potrebbe pure rifarlo, un rialzo. Oddio, sul 5 minuti già lo sta provando adesso. Vediamo qua il Dow ancora tendenzialmente short. Qua il 5 minuti, guardate come ha sentito preciso qua i 195. Questo molto probabilmente proverà a rientrarci sotto i 160. Allora, Gianni Ben dice S&P MIB è debole da stamattina e spesso anticipa la debolezza di S&P 500. È possibile verificarlo con gli indicatori? Beh, no, nel senso no. Cioè, bisognerebbe fare un'analisi della correlazione con gli indicatori. Un po' difficile, poi dipende che indicatori. Ci sono indicatori oscillatori di ipercomprato, ipervenduto, di momentum, cioè dipende, no? Però al momento, secondo me, tra S&P, cioè, tra FTSE MIB e S&P 500, correlazione non ne vedo tanta. Fabio Maggiore dice, Davide, ormai sei famoso, tanti haters, tanto onore, famoso. C'ho 2000 iscritti, ragazzi, me bastate voi, veramente. Matteo dice, dai, quando inizia un discorso niente stop, dire ban subito. Sull'S&P 500 siamo allo 0%, Fabio Scesa dice, ma tu lo stop lo metti, Fabio, mi chiede Fabio Scesa. Bah, metto solo quando vado long, quando vado short non lo metto, perché intanto, cioè, hai visto il contesto di mercato, no? Anzi, sul tema occupazione di USA è molto interessante, che S&P correlato con l'assunzione del settore statale, con le assunzioni statali. Ti dirò di più, interessante anche l'andamento di lunghissimo periodo con relazione tra Nasdaq e tasso di disoccupazione, che a me sembra perlomeno una correlazione di ferro, letteralmente. Quindi, se dovessimo vedere un aumento del tasso di disoccupazione, il Nasdaq è destinato, Nasdaq, i mercati azionari sono destinati a ritracciare pesantemente fino a che il tasso di disoccupazione non rallenta la sua corsa al rialzo. Fabio Scesa del canale è splendido, seguo solo questo trasparente e canale sta aumentando gli haters, sta diventando famoso, e aumentassero verranno tutti bannati, tutti bannati, censurati. Allora, si capisce la ragione dell'occupazione in crescita. In realtà, se andiamo a vedere, Massimiliano, l'occupazione non è che è in crescita, è che non scende. Cioè, in realtà, se poi andiamo a vedere Massimiliano, cioè la Fed di Filadelfia, che ha detto palesemente, guardate, sono stati rilevati 800.000 posti di lavoro in più. Cioè, le polemiche sul mercato del lavoro americano, cioè, stanno diventando infinite. Io ne sto parlando da mesi, mesi e mesi, di questa situazione del tasso di disoccupazione, che non ce la racconta giusta, secondo me. Carlo dice tranquilli, è partita la correzione. Speriamo prosegue. Claudio dice salve a tutti e salutiamo pure Claudio. Hermes dice dai, secondo te è possibile che il catalyst per una correzione sia il fatto che la Fed non taglia affatto? Ma non lo so. Ma non, purtroppo il catalyst esatto, cioè nel senso l'evento scatenante, il movimento, un ipotetico movimento ribassista,
non c'è. Io l'unica cosa che vedo è la storia là del tasso di disoccupazione. Quella è l'unica cosa che sto vedendo, perché purtroppo non possiamo né prevedere l'evento quale può essere, non possiamo prevedere bene il timing. Non è facile al momento a vederla così. Tasso di disoccupazione, finché non sale, non possiamo dire che è iniziato un trend ribassista. Io quando vedrò, inizierò a vedere un tasso di disoccupazione che va al 4%, al 4,1%, allora dico, ok, è partito il ribasso di mercato, è iniziato il bear market. Ragionerò in questo modo, è iniziato il bear market. Poi a livello tecnico, a vedere così i grafici, a vederli così, personalmente, mi aspetto aprile negativo, un maggio che va a ritestare i massimi, poi non so come chiuderà, se positivo o negativo, comunque un maggio che va a ritestare i massimi, e poi forse a giugno, forse, potremmo iniziare a vedere qualcosa di interessante. Questa è la panoramica di base che ho io in questo momento. Poi, se i mercati vogliono crollare a aprile, ben vengano, intanto non è che non ce se ne accorge, ce ne accorgiamo se i mercati iniziano a scendere bene. Il tempo c'è per valutarlo. Poi se non parte aprile, vediamo maggio, è sempre una situazione di monitoraggio della situazione. Per quanto mi riguarda, per la questione tasso di disoccupazione e mercati, ora io posso anche dire secondo me se sale la disoccupazione. Io ho semplicemente riportato l'analisi secondo cui se il tasso di disoccupazione sale, i mercati storicamente sono scesi. Poi, cioè, arriva sempre quello, mi è capitato su LinkedIn, arriva quello, vabbè, ma non c'è questa correlazione perché adesso la Fed è così e la Fed colà. Cioè, è ovvio che non possiamo sapere con certezza. Però se uno fa la tanto decantata analisi tecnica, ossia i principi della teoria di Dow, la storia si ripete. Teoria di Dow, libro analisi tecnica dei mercati finanziari di Murphy, proprio delle prime pagine, teoria di Dow, le tre regolette, la storia si ripete. Oh, ragazzi, se la storia si ripete, allora potremmo, no, ipotizzare che potrebbe succedere quanto detto, ossia se il tasso di disoccupazione sale, i mercati scendono. Il tasso di disoccupazione è un dato a rilascio prolungato, perché esce una volta al mese. E come si sta muovendo il tasso di disoccupazione? Quindi il tema centrale è il tasso di disoccupazione. Come si sta muovendo? Applicando una media mobile 18 periodi, che tutte le volte che è stata rotta al rialzo il tasso di disoccupazione è sempre salito. Questa media è stata rotta di recente, quindi vi posso aspettare un tasso di disoccupazione che sale. Ergo, prendere rischio ora è pericoloso. Poi, che i mercati da qua si fanno un altro 20% o si fanno un altro 30%, non è che il mercato non è pericoloso, rimane pericoloso uguale. Cioè, il concetto è questo, è il rischio. Cioè, magari quel 20% è il premio al rischio che ti vai a prendere, perché stai rischiando tanto e quindi il mercato, no, ti fa quel 20%. Adesso sto sparando numeri a caso, Però, comunque, il mercato ha sentito i 160, sta sentendo i 160 qua su base, un quarto d'ora, tra 2 minuti chiude questo grafico a un quarto d'ora. Vediamo se vuole provare a ritornare su questo Nasdaq. Certo, vederlo così, però vediamo se vuole provare a ritornare su. Sto sentendo perfettamente questo livello, su 15 minuti è bello ribassista. Qua il Dow, qua è proprio laterale per il momento, qua pure S&P 500, zona minimi. Questa è la zona dei minimi di S&P di breve, quindi finché rimaniamo
sopra questi minimi, la situazione rimane sostanzialmente invariata. Nasdaq, l'S&P 160, fatto 25 punti così al rialzo, tranquilli tranquilli. Allora, Fabio Fettini dice rate of change a un periodo, rock credo sia rate of change a un periodo, ma non ho capito rispetto a cosa, caro texano. Massimiliano dice assumono nel settore statale, creano debito pubblico, assumono negli stati federali e basta, meno nel settore federale statale intendo. A maggio una data importante sarà il 22, trimestrale di Nvidia, se non studierà solo accontenterà potrebbe partire bel ribasso. Sì, sono perfettamente d'accordo, mi trovi perfettamente d'accordo. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, ripeto, c'è questa situazione che i dubbi sono tanti e li ha detti pure, che li ha avuti anche la Federal Reserve, la Fed di Filadelfia, quindi non è un dubbio che magari possa avere io, autorevolezza zero ovviamente, però se te lo dice pure la Fed di Filadelfia, insomma, dai, due domande ce le possiamo anche fare, no? Il volumetrico dice anche in Italia aumenta l'occupazione, hanno tolto il reddito di cittadinanza, sembra strano, la gente per mangiare deve andare a lavorare, non può più fare imbrogli tra 110 reddito e finanziamenti, l'alternativa è o lavorare o tradare senza stop. Eh sì, più che altro mi dirai che in Italia c'è il problema qua di questo caro affitti, praticamente la gente sì va a lavorare ma fondamentalmente al limite della sopravvivenza. Vedevo Milano, la follia, ne parlavamo giusto qualche tempo fa di questa situazione, bah, vabbò. Luca dice non c'è nulla di nuovo sotto il sole, quello che è stato sarà. Ecclesiaste, esattamente, è vero Luca. Probabilmente con i tassi alti che abbiamo, appunto Stanislao scrive, con i tassi alti, puntini puntini, con i tassi alti c'è poco, cioè non si scappa, eh? È solo una questione di percezione nostra della paura, percezione distorta del tempo e bisogna aspettare, c'è poco da fare. Però quando sarà, perché se la storia si ripete e a livello tecnico si dovrebbe ripetere, quando sarà, ragazzi, in tanti, diciamo, faranno mea culpa della serie. Ma perché ho investito a tassi alti? Perché adesso sono rimasto incastrato qua dentro? No, per fare un esempio. Ci sarà quel momento, purtroppo per alcuni, ma ci sarà. Alessandro dice, Davide, il punto è che sono mesi che i dati vengono, diciamo, aggiustati, e non solo sulla disoccupazione, stanno cercando di far vedere un'economia in piena salute quando non lo è. Questa cosa può andare avanti ancora diverso tempo. Sì, vero, questo è un altro punto, no? Adesso Alessandro ha sollevato un quesito importante. Sì, vero, verissimo quello che dici. Proprio il fatto che questi taroccano i dati effettivamente crea difficoltà enormi sul timing di quando si potrà effettivamente verificare un evento negativo. Quindi ritornando poi ai mercati, allora uno vede qual è la situazione, quanto ci mettono i mercati a invertire? Ci mettono diverse settimane. Bene. Per quante settimane di recente il mercato ha ritracciato? Al momento una sola. La scorsa settimana. Scorsa settimana è stata la settimana dove tutti i mercati hanno chiuso, mercati azionari hanno chiuso in negativo, tutti quanti. Non se ne è salvato uno, hanno chiuso tutti in negativo. E quindi servono ancora diverse settimane.
servono ancora diverse settimane. Purtroppo. Purtroppo. Of NVIDIA, because it feels like more and more that's where the eyeballs are going. Sure. I think that people are beginning... Claudio dice intorno ai 18.2 la resistenza sembra bella forte, quella di Nasdaq sicuramente. Eh sì, al momento sì. Il volume che vi faccio notare è l'ultima distanza del massimo della mia mobile a 200 è di 300 punti superiore a S&P 500 alla situazione attuale sul grafico settimanale, essendo valori inferiori al traldato nominale, vi era un dato superiore ad oggi in termini percentuali, quindi dice non possono salire più, commette un grave errore. Sì, al momento ripeto, io cerco sempre, quando vedo i mercati, cerco sempre di sintetizzare proprio all'osso. Quando è che i mercati invertono? Invertono quando fanno diverse settimane sugli stessi livelli che accumulano posizioni per poi scendere. Al momento c'è questa condizione? No. Che vuol dire? Che al momento molto probabile è ancora non scendere come si deve. È più probabile che ancora rimane la dinamica di base, che è quella rialzista. Fase d'accumulo, ok? Fondamentalmente questo. C'è Fabio Maggioni, dice a Milano hanno venduto un palazzo a 110.000 euro al metro quadro. Sì, l'ho sentita questa storia. Federico dice l'inflazione che rimane alta in USA non sta a confermare l'economia, la spesa dei cittadini è forte. Sì, assolutamente sì. Il problema è che si parla anche del fatto che stiano, tra virgolette, manipolando anche il dato sull'inflazione, così tengono i tassi ancora alti e non li tagliano, no? Se andiamo a vedere, ad esempio, il sito qua si chiama Truflation. Adesso sto aprendo la... Dove sta? Truflation Aggregated, no. Gold Future, no. EV Index. Scusate. Questa qua è l'inflazione che vedono su questo sito, si chiama Truflation, dove fanno a calcolare l'inflazione reale. Questi credo siano analisti, insomma, roba di economia, econometria, come si suol dire. Econometria, la scienza che studia a livello matematico l'andamento dei dati macroeconomici, l'econometria. E questi stanno prevedendo che l'inflazione reale, che è aggiornata giorno per giorno addirittura, è all'1,82% e non al 3,2% come riportato dal governo americano. Cioè, come vediamo anche qua, no? Ci sono dei problemi per quanto riguarda proprio la rilevazione dei dati. Alessandro dice, però vedi, il fatto che il mercato non faccia la tara ai dati è frustrante, perché alla fine sono sempre gli stessi a fare e a disfare. Sanno che i dati sono abbelliti, ma non importa, li trattano da veri e si sale nonostante tutto. E beh, tu considera che mettiti nei panni di un gestore che deve tenere i suoi clienti tranquilli e farli sentire al sicuro, e ti dirà, ma no, ma l'economia americana sta benissimo e quelli non disinvestono, no? E dice, ah no, vabbè, ma il mio gestore ha detto che è tutto ok, l'economia americana va alla grande, devono giustificare magari un'operatività rialzista, quindi te la buttano lì. Il problema è quando c'è qualcuno che, come nel mio caso, che vede i dati, sì, li do per veri, ma fino a che si trovano tutte le congruenze del caso. Quando io vedo i tassi alti, ragazzi, a tassi alti non abbiamo mai visto situazioni belle a livello economico. Meglio ancora, situazioni che sono andate a finire bene poi dopo. Mai successa questa cosa. Dato che ho dei conoscenti che hanno fatto il mutuo a tasso variabile anni or sono, con quei criminali delle banche che gli hanno fatto praticamente fare un mutuo a tasso variabile, perché con la scusa, ma in qualche modo pure io devo mangiare, no?
Praticamente hanno visto un'erosione del potere d'acquisto pazzesca. Cioè, rate che sono passate da 400 a 1000 euro. Oh, ragazzi, sono 600 euro in meno di spesa possibile, di risparmio. 600 euro in meno di risparmio, 600 euro in spesa, 600 euro in meno di consumo. E cavolo. Right, so it would suggest that even though there were winners and losers of this summer, and obviously we have the two big judges. Federico dice: ma che vantaggio hanno a tenere i tassi alti? Io truccherei i dati per tagliarli i tassi. Vogliono lasciare i tassi in questo modo per questioni politiche, a quanto pare. Per questioni politiche, perché sennò non si spiega tutto quello che stanno facendo. Solo questo. Certo, la politica americana, a quanto pare, ha una sfera di influenza a livello globale che fa paura, nel senso gli interessi economici personali dei politici sono enormi, che di certo non vanno a vedere gli interessi del popolo americano, eh? Alessandro dice, quindi se dici che siamo ancora in fase d'accumulo, significa che secondo te vedremo probabilmente nuovi top, non discesa, e così quindi arrivare anche alle elezioni in USA in alto diventa molto probabile. Guarda, secondo me, ripeto, stiamo a laterale sui massimi. Ho altri spunti rialzisti che possono essere da qui, ad esempio, di un altro 10%. Non ce li vedo. Assolutamente no. Probabilità di vedere nuovi top? Io vedo più una fase di laterale, quindi quando ci si avvicina ai top la possibilità di vedere ritracciamenti. Quando ci si avvicina verso i minimi, probabilità di vedere dei rimbalzi. Fondamentalmente questo vedo. Sicuro non mi aspetto ulteriori allunghi fortissimi al rialzo. Staremo a vedere con le trimestrali che escono. Venerdì inizia la vera stagione delle trimestrali, il 12. E poi ce la portiamo avanti fino a fine maggio, fino al 22 con Nvidia. Fabio Mangini dice: il petrolio e il blocco degli yemeniti non aiutano con l'inflazione. Anche altri commodity stanno salendo oltre il cacao e stanno tornando i dazi. La domanda non può essere quella di prima, no? Tal merito, Fabio, la domanda non può essere quella di prima. Quindi se la domanda non c'è, il PIL diminuisce, cioè con che faccia ci dicono che l'inflazione ancora è sostenuta al rialzo? Cioè come è possibile? Federico dice: tra poco ci sono le trimestrali, li truccano poco. Punto. Matteo Gobbi dice: ieri leggevo Bottarelli su LinkedIn, ha parlato di un acquisto di 10 miliardi in immobili di Blackstone, l'inflazione potrebbe non essere in discesa. Vabbè, ma quelli sono investimenti in immobili, magari hanno trovato l'affare e hanno comprato, fondamentalmente. Comunque, ritornando qua sul Nasdaq, sta tentando di scendere, vediamo un po' pure S&P, attacco sui minimi, vediamo se ritorna qua in mezzo. Qua il Dow, vedete, rimane sempre lì. Vediamo il Nasdaq invece. Bella sta estensione, eh? Su base oraria hanno venduto bene questo livello qua. Eccotelo qua. Adesso quali livelli ci sono? 18.120. Aspettiamo i 18.120. Andiamo su base 2 ore e si è rimangiato. È come ieri, uguale. Mercato che sembrava che dovesse fare chissà che cosa, poi si è rimangiato tutto. Qua pure, mercato che sembrava dovesse fare chissà cosa, si è rimangiato tutto. Laterale, totale, laterale, totale. Laterale, totale. 15 minuti così e una bella sveglia sta prendendo il mercato, eh? Perché chi sta scendendo? Nvidia, ragazzi, sta crollando, meno 3, meno 2,78. Nvidia sta prendendo le pizze, come si suol dire. United Airlines and Cathie Wood's ARK Investment Management. Does that ARK investment open doors for you to bring in different kinds of institutional money going forward? It does. I mean, I think there's a lot of credibility that comes in with... Meno 2,8 Nvidia. Tesla prende 2 più 2,4. Meta pure sta scendendo male, meno 1,5.
that gives us some credibility and gives us a little bit of staying power as I go in and talk to other investors. Se la scendono, eh? Microsoft pure sta tentando di ritracciare, pure Google in cuor suo ci prova, più 1,32. Vediamo se parte magari un movimento di ribasso serio su Nasdaq, se cede pure questi qua si viene giù male. Di nuovo test qua, 18.100, non finiamo più. Attenzione, qua si sta venendo giù bene. Vediamo che fanno gli altri, pure S&P ritornato qua dentro. Il Dow ha pizzicato qua 38,8. Ah, bello che scendono prima dei dati. C'è Nvidia che sta andando giù male, meno 4. Meno 4 Nvidia. Nvidia meno 4. Meno 3,64, Meta meno 1,72, Microsoft torna in negativo, Google più 1,33 ancora positivo, pure Amazon ancora positivo, pure Apple. Sia mai che vediamo che oggi crolla, dicevo laterale, alla fine oggi crolla, stiamo a vedere. Sì. Fabio Maggi dice la Yellen ha chiesto ai cinesi di favorire le imprese americane, immagina la risposta. Proprio gli hanno fatto chi è lei, arrivederci e grazie. Chi è lei, se ne vada via immediatamente proprio. Gli hanno detto proprio così, gli hanno detto. Ritorniamo su Nasdaq, quali minimi non sono mai scesi da ottobre, gli ultimi sono lì praticamente, anche calcolando un semplice ritracciamento FIBO del 38.2 ce ne sarebbe da ritracciare, non invertire. Io per quanto mi immagino di lungo periodo, questo mi immagino. Hermes dice oggi se va bene fanno un bel scivolone. Speriamo. Adesso sul Nasdaq ci sono i 18.020. Comunque sta negando al momento tutta la dinamica di supporto di ieri. Bisogna aspettare la chiusura delle 5. Altrimenti non possiamo cantare vittoria, tra virgolette. Fabio Maggiore di Tide si accende quando vede rosso, lo chiama nel toro. Federico dice, qualcuno conosce InMode? No, mai sentita nominare, per mia ignoranza ovviamente. 15 minuti, eccolo qua. Pure il Dow sta tentando di scendere qua su 2 ore. Russell rimane là, non è che sta facendo chissà che cosa. Qua potrebbe rimbalzare tranquillamente. Ok? Magari proseguisse il ribasso. Like Thor Equities, and then sort of when the market starts
faulty for them, which is operating outside of the real estate world, their own personal luxury businesses are performing well, they become buyers. And a lot of it's driven by fear or paranoia that will the next boom or the next demand wave for space cause folks like that, us, to take advantage and overcharge them for rents for the best locations out there. And so they're being preemptive now. A lot of companies believe that we've got big inflation coming down the road, maybe not short term, but down the road. And they view real estate, whether it's luxury companies viewing it or anybody from any industry that's conscious of the long term potential macro effects of inflation, trying to preempt it now and take advantage of cheap prices. If you look at, you know, my view, should I share my view on inflation? Siamo in area del minimo di ieri. Certo, bello ribassista. S&P qua, c'avevo questo livello segnato, questo minimo del 2 aprile. Attenzione perché... C'è ancora mezz'ora qua, prima di chiudere tutto. Magari si scende, magari. In 15 minuti sta scendendo proprio con la dinamica da ribasso brutale, cioè nel senso che neanche è andata a riprendersi qualche livello, ha preso e scesa diretto. Siamo S&P, prosegue S&P, pure il Dow sta proseguendo, Russell sta ancora là, scende pure il Nikkei, ragazzi, sia mai che qua si viene giù bene. A quanto pare si sta sfogando bene. Ragazzi, se chiude sotto 18.020 il Nasdaq, questo se ne ritorna qua sotto, 17.880. Comunque, bel movimento, eh? Meno 1% dai massimi che ha fatto alle 3.30. C'era bella volatilità per essere una giornata laterale. Vediamo se la sfoga come si deve. Si prosegue qua, mi sa, eh? Vediamo un po'. S&P pure bella botta che ha preso, eh? Mancano 20 minuti alla chiusura di questo 45 minuti. Sembra una dinamica simile a questo, magari. 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 To be eventually in every single driveway and every major industrial parking lot.
So when you pull into a parking lot, a bunch of buses, 250 buses, everyone could be simply recharging overnight wirelessly. Mm-hmm. You pull into your driveway, it'll be recharging wirelessly. And so that's a company we believe in greatly. We found it because of the real estate aspect of parking lots, etc., and finding a solution that wasn't as difficult as individual. Non male. It's a business obviously we're excited about a year ago here on Bloomberg News. Sì, esatto, Jacopo. Secondo me sì, però se, le estensioni dei prezzi sembrano quelle di giovedì, con tutto che l'ho viste dopo perché non l'ho viste formarsi. Dai, se guardi sopra ho scritto una nota su un articolo che devi assolutamente leggere. Dove sta? Hermes 77. Well, Katie, if we take a look at the S&P 500, now we're looking at a fairly decent decline, down about 0.5%. The last time I saw the index, it had been slightly higher, so a bit of a bearish tilt. Aspetta, vedo su chat live se... ci riprova, farà come ci prosegue nata brutto forte se chiude così, esatto, le balene continuano a scaricare Bitcoin. Ah, è perché non lo leggevo, eh? Non me l'ha fatto leggere il messaggio Hermes. Non me l'ha fatto proprio leggere. Dice, Davide, invito tutti ad andarsi a leggere l'ultima lettera di Gary Tanashian. È una veloce accusa ai dati taroccati. Mi sembra un mazzalai. Proverò a leggerlo. Si chiama il tizio, me lo devo segnare però perché se no me lo dimentico, Gary Tanashian. Su investing.com addirittura sta. Financial Market Analyst, NFR, poi me lo sparo. Allora, vediamo i mercati ragazzi. Allora, Sbalene continua a scaricare Bitcoin, qui quasi scende ragazzi, rottura dei 18.020, se chiude l'orario sotto i 18.020 quasi va giù pesante, eh? Si va giù bene bene, punta 17.870 da quelle parti, eh? Certo, movimento così prima dell'uscita dei dati dell'inflazione di domani. Non male. A meno che non vanno a cercare i minimi così, capito, lo ricomprano di nuovo. Andiamo su base settimanale. Non sarebbe male un attacco qua dei 17.8, eh? Ragazzi, qua si viene giù male, 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 male. Si crolla proprio, eh? Si crolla proprio. Si crolla proprio. Vediamo il Bitcoin. Meno 3,5, meno 3,6. Brutta storia qua, eh? This show will explore deal making across sports, media, and entertainment. This is very fancy for a podcast. If I knew what it was going to be, I'd put everything I had into it. I get asked more about our relationship than I do my wife. Attenzione a Nasdaq che si sta avvicinando proprio qua, eh. And executives about the wins, the losses, and lessons learned along the way. Ottimo. Ah, lo sente, eh? Questo che se la ride. Ma qua è steso addirittura, quindi prosegue brutto brutto, prosegue ancora forte. Cioè, c'è il rischio che il prossimo quarto d'ora va a testare diretto 8,80. Cioè questo si spara un centinaio di punti con un quarto d'ora, eh. Movimento molto esteso quello che stiamo vedendo.
is on the heartbeat of the tech sector across global markets. The real-time data aspect is going to be important. We're going to bring you expert analysis on that. Estende ancora, eh? Manca un minuto alla chiusura del 15 minuti, stiamo ancora così. Vediamo S&P, brutto, S&P ha rotto tutto, no ragazzi, quasi va giù. Pure il 4 ore del Dow, dai, brutto proprio, brutto, brutto proprio. Brutto, brutto, brutta situazione. Per 5 minuti estende, questo deve partire subito giù. Google si è rimangiato praticamente, non dico tutta la salita, ma quasi. Amazon torna in negativo, Apple è tornata in negativo, sembrava una pera cotta questa qua. Meta, meno 2, Nvidia, meno 3,8, Tesla ancora positivo in tutto ciò, vabbè. But what's really fueled that, you know, over the past decade has been institutional allocators, pension funds, endowments, sovereign wealth funds. But I think as you look at what's going to fuel the growth, se recupera così, se ritorna sopra 18.070 non scende più, ve lo dico subito. Quindi o scende dentro questa finestra qua, se ritorna qua risale a V, Questo deve scendere a coltello proprio. And they're looking at the tremendous results and outperformance that investors have had over the last decade in private investments. And when we talk about individual investors, to your point that there's still this underweight, I mean, I know it's a case-by-case basis, but is there a good rule of thumb of what sort of allocation... VIX sale più 8,17 a 16,42, beh, non male. Mario dice, ragazzi, sta cambiando qualcosa, DAX ha rotto il supporto. Dice Carlo, si viene giù, su S&P deve rompere 5.200, e qua già rotto, mi dà questo CFD, Gianni Ben anche oggi la debolezza mattutina del MIB era un segno premonitore, ogni tanto lo fa, altre volte purtroppo non lo fa. Mario dice, David, ma un cippino da qui, io sono entrato più su, io sono entrato poco più su, sono entrato poco più su, adesso dovrebbe proseguirlo. Dovrebbe proseguirlo adesso, pure forte. Proprio adesso, in questo momento. Ecco, nuovi minimi Nasdaq, S&P meno 1 quasi, meno 0,93, anche il DAX, il Dow, scusate, meno 0,9, DAX meno 1,24, meno 1,24 il DAX, Più che altro il segnale premonitore poteva essere il fatto che stanno comprando obbligazioni. Stavano comprando tutte quante. Pensavo per domani, invece no. A quanto pare le stanno comprando per adesso.
Quando dico cosa pensi quando hai farfalle nello stomaco? Su H1 sta sentendo il minimo precedente, diamogli tempo di farci capire le sue intenzioni. Guarda, movimento così esteso sull'orario non so quanto riescano a riprenderlo entro l'ora dopo, quindi secondo me un'altra ora così se la fa. Sta 5 minuti, sta tentando di sentire qua i 18.000, ma rompe, va giù diretto questo, ragazzi. Sì, infatti, Andrea. Laterale, 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 oh, per una volta e dico laterale. Mannaggia miseria. Sì, Mario, se continua così fa la fine di giovedì, pure peggio. Certo, madonna, giorno prima dell'inflazione statunitense, fa ridere sta cosa, eh? Fa ridere proprio. Il rischio c'è, Iago dice, non vedo criticità, non vedo criticità. No, no, ma i mercati sono rialzisti di lungo, eh? Cioè nel senso, non c'è nessun problema, lo sappiamo tutti. Nvidia meno 4 nel frattempo, meno 3,9, sta rimanendo lì. Meta meno 2,20, Microsoft meno 0,6, Amazon meno 0,03, Google sta tentando di ritracciare un po', comunque sta ancora guadagnando, più 0,88, Apple più 0,14. Nasdaq prova di a rimbalzare. And so you do see institutions using that secondary market more actively to get liquidity. And I think that will translate into private companies as well, right? Where they're realizing that maybe they don't want to be public or they want to defer that for longer. And they can because the private company is there, private capital is there to fuel their growth. And if they can ultimately solve the liquidity function, which is to get their employees liquidity after a decade, to get those early investors liquidity, they can do that in private markets. Then you know, maybe that becomes a reason to prolong the IPO even further. So in the same way that you're saying that, you know, some of these ultra-high wealthy individuals should increase their exposure to alternatives, it sounds like the private companies would say the same thing because they also need that capital and that liquidity. No, 100%. And I think the other thing you're seeing is alternative asset managers are looking to tap into individual investors. And why? Because, as we said, the growth has come from the institutions over the past several decades. It's going to be Eccolo. To the trillions of wealth. Eccolo. The market that's going to fuel the growth going forward. But the same token, Moriparte. Individuals really need to have access to the Moriparte giù. Because what you're seeing is that more and more of the economy is in tutto, guarda quante candele su 5 minuti ribassiste. Questo allunga. Vediamo se allunga. Qualche minuto dalla chiusura del grafico orario. Stanno provando a tenerlo qua sotto, no? I 18.000. Se li cede, arriva giù. Prosegue il ribasso pure più forte di prima. Nel frattempo su Bloomberg è come se nulla stia succedendo, eh? Cioè su Bloomberg niente, proprio come se nulla fosse. Stanno comprando bene i titoli di Stato, ragazzi. Stanno comprando da stamattina, da ieri stanno comprando. Che i rendimenti, termini relativi, meno 1,95 quello italiano, meno 2,67 quello tedesco, meno 2,8 quello greco. Quello che scende di meno è quello americano, che fa meno 1,18% in termini relativi. Nasdaq, nuovo minimo, 17,994, eccolo qua. Nuovo minimo. Vediamo il grafico a mezz'ora, brutto.
Sarà un lungo pomeriggio, ragazzi. C'è resilienza, dice giustamente Edo 96. Fabio Maggiore dice: e se fosse uno squeeze? Ti dico sinceramente, non mi sembra per niente uno squeeze questo. Troppo forte il movimento al ribasso. Cioè, per ribaltarlo serve tanto tempo. Cioè, squeeze significa adesso se lo rimangia tutto. La vedo dura che se lo rimangia un movimento del genere, eh. Perché il movimento si è caricato per tanto tempo, ha fintato al rialzo. Il primo massimo disponibile, se ne andati. Qui c'è S&P 500, 5165. Dow 38,6. Tornato già ai minimi di venerdì, Dow. Russell pure sta cedendo pure il Russell, cioè cede pure il Russell. Abbiamo risolto. E il Nasdaq prosegue, vediamo un po'. Alessandro dice: sul future S&P un normalissimo ritraccio del 38,2 di fibro del movimento d'ottobre-aprile porterebbe a target 4.890. Its 52-week high earlier today. You can see kind of shrinking now. It had been flirting with another record. We're going to keep an eye on that. You also have Alphabet shares managing to hold on to their gains right now, currently higher by about 0.7%, and holding on to their gains in a market that actually is taking a bit of a nosedive at the moment. You take a look at the S&P. Nosedive, lo stanno chiamando su Bloomberg. S&P, questa grafica a 5 minuti, ma Dow pure male, wow, che botte che prende. Nikkei -0.4, scende pure Nikkei, vi dico tutto. FTSE 100 di Londra rimane più o meno come sta. Nasdaq rimane così. Hermes dice: stanno anticipando il dato negativo di domani. Magari. Fabio Maggiore dice: sono qui per imparare a malapena su scrivere squeeze. Anzi, già tanto che sai che cos'è. Alessandro dice: il ritracciamento del 38,2 è il minimo sindacale di solito. Esatto. Ovviamente serve tempo, aprile-maggio magari. Vediamo. Il volumetrico dice: ennesimo tentativo di rimbalzo. Io ho preso uno stop sul long e mi sto attendendo un probabile rimbalzo. Attenzione alla dinamica così, ragazzi, perché... pericolosa. Ah, niente, si sta provando a rimbalzare alla fine. Provando a rimbalzare. Vediamo il 15 minuti qui. Non va bene così. Doveva scendere diretto, invece niente.
industry experts via live and on-demand webinars, only from Bloomberg. Start exploring to see what's moving the markets. Visit Bloomberg.com/webinars. Niente, sta rimbalzando. 15 minuti così non va bene. Gli ultimi minuti proprio, eh? Gli ultimi 3 minuti si è sparato 45 punti al rialzo. Se l'orario vuole scendere, se questo vuole scendere, questo massimi non ne deve fare. Deve scendere diretto. Non ci deve neanche provare a farli i massimi, se vuole scendere. Se ci prova a rifarli, significa che sta rimbalzando. Questo è il 2 ore. 2 ore, cavolo, cioè. GM's Cruise, well, it resumes robo-taxi testing over in Phoenix after grounding its fleet last year. We'll discuss that and so much more coming up throughout this hour. But now let's just get to what the markets are telling us. We had an about turn when it came to the overall equity market performance. We're actually trading lower ever since about 10:30 a.m. when we suddenly saw a bit of a sell-off in the NASDAQ in particular of some 0.4%. Now, not so in the bond market. We're actually seeing some buying ahead of the all-important CPI print as soon as tomorrow. We're looking at crypto on the downside off by 3.3%. So risk aversion swelling in the market as we saw small business sentiment actually declined to the lowest in 11 years. We've also got breaking news from a micro perspective. And I want to move on to what's just happening on Boeing, because we do understand that we're getting some breaking news and deliveries for this particular company. Now, we're trading off by 0.4% on Boeing, of course. Maker of the 737 MAX, besieged with issues in the catastrophic incident earlier in January, of course. Now, this is, as we see, the first quarter of sales for Boeing be what we think is the worst that we've seen all the way back to 2021. People really seeing a slowing in production as well of 737 MAXs. Why? Because they need to make sure that the supply chain is ready, that they're managing to ensure that everything is... Diamogli tempo. Let's just dig into this story, because diamogli tempo. Element to it. Bloomberg opinion columnist Brooke Sutherland is with us, I'm pleased to say. And let's just get to this breaking news and the deliveries from Boeing. Mario, ci credo. Appena visto che ho preso lo stop, subito con il rimbalzo. Può benissimo fare candela a 15 minuti long e poi riscendere ora. Valo S&P 500 sta chiudendo candela a 15 minuti, un bel rifiuto. Tocca attendere il prossimo quarto d'ora, dice il volumetrico. Andrea dice, domani Nasdaq a 18.230. Dici di nuovo lì sopra. No, niente, già sta riprovando a... Non si scende così. O prova subito, diretto, di nuovo a riscendere adesso, perché sennò non si scende proprio così. And let's just reaffirm what the delivery numbers are, Brooke, because it's 83 jets were delivered in the first quarter, lowest since the second quarter of 2021. Interestingly, 29 jets in March were sold, and that's 24 737 MAXs. It clearly just shows the importance of this particular model, and I'm noting that they were booking 113 gross orders in March, and only 2 cancellations. Is any of this really putting off demand for the 737 MAX? I don't think that it is overall, because you have a duopoly. Qui S&P già si muove un po' più decentemente. Dow qua 38.6 e 30. Comunque il ribassino dell'1,5% dai massimi quasi, eh? L'1,3 non è proprio così poco. Non è così poco, pure il VIX già sta ritornando un pochino indietro.
to buy. They want to fly from Boeing. And let's just dig into Airbus, because we're anticipating deliveries there. In fact, it was under pressure more than the rest of the French benchmark earlier today. What are we seeing in terms of ultimate economic sentiment hitting both Airbus and Boeing? And is there any sort of tech angles we can weave in here? I mean, I think air travel demand has held up pretty well. I mean, even in this inflationary environment, you're still seeing strong demand for air travel. And, you know, really both Boeing and Airbus have a demand problem, have a supply problem at the end of the day, not a demand problem. And, you know, the onus is on them to be able to churn out these airplanes and get them to customers. Questo è 5 minuti. Brooke Sutherland jumping on the latest delivery numbers. Let's get back to our bread and butter right now, though, because Google is having a big event surrounding cloud. It's in fact unveiling a host of updates around its artificial intelligence offerings today. And it's really trying to show how this technology is enterprise ready after, well, some pretty obvious mishaps earlier this year when it came to consumer. Se rompe stare a qua, ragazzi, questo rimbalza. Fa proprio il rimbalzo a V. Cioè, scordatevi che prosegue un ribasso. Non deve rompere qua sopra 70, perché sennò arrivederci e grazie. Di nuovo si risale. And it says that the same risks that were around for the consumer product are not. Andrea dice ok, cancello la previsione. Una bull trap però ci sta su questi livelli per prendere liquidità, attendiamo. Esatto, allora, volume di persistente, anche se di forza ha dimezzato rispetto a prima, tocca attendere l'esaurimento di questo tentativo. Make sure that the images and outputs that the AI is generating aligns with your brand's image. It's really interesting. Earlier today we were looking at how Best Buy is integrating. Qua c'è il DAO che ancora sembra. È ancora negativo, sembra voler scendere. C'è il Nasdaq che invece sembra voler ritrattare un po'. C'è Meta che sta rimbalzando, pure Nvidia sta tentando di rimbalzare. C'è Microsoft che è arrivata in negativo, meno 0,4. C'è Google che ancora comunque fa più 1. Apple e Amazon positive. Niente, ragazzi, mi sa che qua... Se rompe 70 quelle parti lì è finita, è andata. Deve scendere da qua dentro se vuole veramente proseguire il ribasso. Deve scendere da qua dentro. Interesting that they're really focusing on that particular area. I'm also just want to know how good it is, Davey. I mean, this has been the perennial issue many have felt, even though they were at the very iterations of generative AI, because of the work and the R&D that Google did that got us to where we are today, but they've lost market share and mind share really to the likes of OpenAI. Yeah, absolutely. Google says that there are a couple of things that differentiates itself from the competition. So one thing that is pretty unique to them is that they have Gemini 1.5 Pro that is underlying a lot of these AI offerings for enterprise. And that model has the longest context window, Google says, of any AI model. SMP pure. Up to 1 million tokens at a time, which, you know, tokens are essentially like words or pieces of words. And that means that marketers can upload audio files, photos, images, videos, potentially thousands of them, and that will be the basis from which the AI generates new content. Another thing that Google says is unique to them is that they are more open compared to other cloud computing platforms. And, you know, Thomas Kurian, who we spoke to ahead of the announcements today, didn't name any specific competitors, but that seemed to be referring to OpenAI. And, you know, one thing that he emphasized was Google Cloud wants enterprise customers to be able to choose a platform, not an AI model. So within its platform, it actually makes available a bunch of different models, including Anthropics and Metas, and developers can pick and choose what AI models they want to use.
A lot of this all comes back to chips, Davey, and it looks as though Google is focusing more on in-house chips. It's notable that NVIDIA's down on the day. It's notable that Bloomberg Intelligence is saying look, there's a deepening relationship between Broadcom and Alphabet. What do you make of the chip moves? Yeah. Siamo al limite. Long been working on its own chips, but you know, especially with the demand proprio al limite for AI computing power, this is something that they can kind of bring, get their experience, bring it to bear on this effort. So one of the announcements today was that Google was rolling out its own advanced chips, and hopefully that will help it to compete with the likes of NVIDIA and other chip makers. Google's cloud strategy and its AI strategy on the whole appears to be, let's have our fingers in kind of every pot, and keep pushing the ball forward on AI to make sure that we remain relevant after having laid the groundwork for a lot of the AI innovations that we see today that are being used across all sorts of companies, including OpenAI. Well, the event continues on the other side of America. Davey Alba, we thank you so much for bringing us all the latest coming out of a key cloud event for Google. Meanwhile, coming up, Tesla's former CEO and co-founder says it would be a shame if the EV maker scrapped plans for a cheaper car. We'll get his take on that and the EV transition more broadly. That's coming up next. This is Bloomberg Technology. Sono andato a prendere preciso sto livello, questo qua. State of the industry and what it's going to look like in the next couple of years. The big picture is it has never been more, I would say volatile. I mean, it has, but you know, it continues to be volatile. But like you said, we did see real signs of life this summer. So generally speaking, box office is down globally around 20%. Vediamo se riparte. Vediamo se 15 minuti più o meno prova a scendere. Che previsione che dai, fai volumetrica e non lo sai. Se c'è stata una stop run negativa, c'è tentativo forte di andare giù. Se va su, rompe questo stop run e recupera. Questi movimenti danno l'orticaria. Nella normalità, dopo candele del genere, i recuperi dovrebbero essere shortati. Invece qui sono quasi sempre si assiste a recuperi a bu. Il 2 ore è ribassista. Quindi tecnicamente si dovrebbe scendere. Volumetrico qui ad esempio entro long sono sempre 10 punti di stop. Non riesco a metterne di meno. Altra stop run negativa quasi assorbita. Poi i ribassi sono diversi. Cioè se volevamo vedere il ribasso stile quello che abbiamo visto, avete visto perché io non c'ero, giovedì si doveva scendere subito. Si doveva andare a fare. Si vede che adesso è più lento. Anche su 15 minuti l'ha sentito preciso. Su S&P questi sono le chiusure a un quarto d'ora. Bah. He sat down with Bloomberg's Hasnain Amin in Hong Kong and starting off on whether or not the EV transition is actually slowing down. Take a listen. I don't think that's true. Maybe Tesla is slowing down. But the whole industry... 3 ore è andata a chiudere sotto tutti questi minimi qua. 4 ore, ora adesso capisco tutto, ma non mi immagino che, cioè sì, può andare di nuovo a 160, ma poi che si inventano domani. Allora ragazzi,
China here like crazy in the next several years. The Korean EVs are amazing, and even in the US. Ragazzi, prendo una pausa, devo sentire Mario. Prendo una piccola pausa e poi ritorniamo a vedere che succede qui sul Nasdaq, eh? Quindi attenzione a quell'area là, vediamo se si viene giù. Maybe that's the way to look at it. I read recently that Tesla has decided not to pursue their Model 2, the low-end car, because they don't think that they can compete with the low-end Chinese cars. I think it's a shame. They might want to rethink that. It seems like a better market than that gigantic truck they make. Why do you think Tesla is so reluctant now? I mean, and why has it been so difficult and so slow to get to the cheaper versions of those EVs? It's a new technology, and it's difficult to drive the technology price down. The profit of high volume, the profit of high-end luxury cars is much higher, and it's easy to make money in that space. But when you want to move down into lower price markets, you need to have the ability to build at a very different level. So where is Tesla going wrong, or where should Tesla be focusing on to get to where it needs to get to in terms of those cheaper models? Tesla needs to be focused on cost. Needs to be focused on cost instead of focusing on technology for the sake of technology. Does it need new talent, initiatives? Oh, I don't think so. I think they'll manage along just fine. In terms of Tesla's future, maybe 5-10 years down the road, where do you see Tesla? Because some say that perhaps, you know, it could be concentrating on EVs, but it could be other projects as well. How do you see Tesla in terms of growth in the next 5 to 10 years? What I'd like to see is Tesla succeeding to make EVs into the foreseeable future. I'd like to see them continue to make EVs and drive into the rest of the market space that they aren't occupying right now. Mm. Whether they do that or not is not my say. Mm. You were with Volkswagen for quite some time, mm-hmm. In fact 2 years, yes. After you left Tesla. Yet, when it comes to their EV strategy, they've not been able to replicate what Tesla has done. Why is that? Let's just say innovator's dilemma. Right? Volkswagen has been very, very successful, more successful than pretty much any other company making gasoline and diesel-powered cars. It's hard for a company like that to be pushing a technology that suggested buyers ought to buy something other than the cars that have been making them money for all these years. It's hard to be the ones who invent the technology that make your own products obsolete. The former Tesla CEO, Martin Eberhard, there, along with our own Haslinda Amin. And now let's just come full circle with where Tesla is at the moment and maybe headed for, in fact, perhaps vehicle sales declining in another quarter, so back-to-back drops after surprising investors with that drop that we saw in the first 3 months of the year. It's all according to analysts such as Robert W. Baird. Bloomberg's Craig Trudell is here to sort of sum up what is the narrative in the market. Look, we almost front-run this with the stock move. The beginning of this year, we've seen Tesla significantly underperform, and now that's starting to be borne out in delivery numbers. Who thinks that this sort of decline is going to be continuing? Yeah, I mean, this idea that Ben Callow at Robert W. Baird, as you mentioned, expects the second quarter to be another decline, I think, just looking at the chart we have on the terminal with that story, it does speak to this idea that there will be, at least in his estimation, a bit of a tick up in terms of, just from the seasonally low first quarter. But to his point, the comparison from a year ago is tougher. And I think, as you mentioned, just early this year, the stock was underperforming because we kept hearing analysts after analysts, talk about this idea that the outlook for sales, wasn't that great. And then, lo and behold, the company comes in way below analyst expectations. I think this really sort of leads people to second guess, their assumptions for this company through the rest of the year. Let's just talk a little. This is a great street wrap. Bloomberg does a wonderful job of summarizing what all the analysts out there are saying. And many have been wanting to talk about this robo-taxi focus versus perhaps the concern of no longer having a model to a cheap car. What do you make of some of the views on the robo-taxi? I think their skepticism is sort of borne out just from the year after year pattern of Musk talking about robo-taxis being just around the corner.
You know, I think we're actually coming up on the 5-year anniversary of Musk holding the first Tesla Autonomy Day. When I remember, you know, covering this with Dana Hull and you know, watching Musk talk about this idea that, you know, by the middle of 2020, he was saying that, you know, the million Teslas that were on the road were going to be capable of turning into robo-taxis, and that people would be able to even fall asleep in their car. Obviously, that has not come to pass. And so, you know, the expectation that Tesla is going to be able to deliver a fully self-driving vehicle, you know, I think Wall Street's going to need to have some show there. Yeah, for now, 20 buys on the stock, 14 sells, and a price target that does seem to be declining a little bit. Craig Trudell, great to have you wrapping it up. Thank you. Meanwhile, look, General Motors' Cruise autonomous driving business, well, it's preparing to actually resume testing of their robo-taxis with safety drivers in Phoenix. This marks a pretty important step in its attempts to restart service. It's after grounding its fleet last year, remember. The company is set to announce and begin the testing as early as today. In recent months, Cruise has been in talks with officials in 20 metropolitan areas where it previously ran cars or had started mapping in preparation to run them. This is Bloomberg Technology. I'm Alex Rodriguez. I'm a former New York Yankee and played professional baseball for over 20 years. Almost that entire time, I was thinking about business. And I'm Jason Kelly. I've been a business journalist at Bloomberg for more than 2 decades. And across my career, I've covered everything from the Olympics to Wall Street. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. This is very fancy for a podcast. If I knew what it was going to be, I'd put everything I had into it. I get asked more about our relationship than I do my wife. You know what I'm saying? This is a show where we talk with big-time athletes and executives about the wins, the losses, and lessons learned along the way. This show is called The Deal. The Deal. The Deal. The Deal. That Deal. The Deal. Huge deal. Who dug this up? What are y'all in trouble? NeuroOne is a developmental stage company committed to brain impact technology. It's just completed its first surgery involving its 1RF ablation system. Now, that's actually a device that can be used for mapping and then targeting brain areas with abnormal activity. It's used to treat a range of neurological conditions, such as Parkinson's disease. Pleased to say, joining us now is the CEO of NeuroOne Medical Technologies, Dave Rosa. And, well, congratulations on this surgery that I understand occurred just as recently as yesterday. And I want to get your perspective on how big a seismic shift this is for you. I think it's a tremendous, tremendous accomplishment for the company, but I also think for the field. I mean, what patients have been dealing with that undergo these surgeries is they've had to come in for an invasive diagnostic surgery where the surgeon tries to locate the problematic area. Ragazzi, eccomi qui. Those patients would be sent home and then rescheduled for a therapeutic surgery where another device would have to be placed to remove the tissue. And vediamo un po' che dite in chat dal vivo. Use the same device to do both. Fatta sopravvivere in negativa quasi assorbita e tentando di andare short, è stato forte e fallito, ora si sale per inerzia. Hermes dice da un po' riparte anche solo per testare i minimi.
Il volumetrico dice posizione chiusa, si spegne il conto e se ne parla domani sera, addirittura. Adesso sta testando quello che doveva essere il livello di supporto. Sta ancora qua, zona rossa, anzi l'ha addirittura tagliata su 5 minuti. Vabbè, diamogli tempo, dai. The eloquence of how they're doing it now is much, much different by using wireless systems. Sto short è stato breve storia triste proprio. Stanno ricomprando. Vediamo. Nvidia meno 3, Meta meno 1, già hanno recuperato parte delle perdite. Tra 5 minuti chiude il mezz'ora. No buono per lo short questo, eh? Per niente proprio. Per niente. And then other indications, which I think, again, will be big opportunities, are Alzheimer's primarily, and then also conditions like severe depression. Scientists have found the areas of the brain that control emotions, and there's also been some really exciting work done by the Mayo Clinic on improving short-term memory using electrodes like this for Alzheimer's patients. We always wish the future was sooner than it currently is. But thank you for painting out exactly what Neuro One is doing. You're of Neuro One Medical Technologies. We thank you for the time. Meanwhile, coming up, that we've got to be talking a little bit about something in the near future of Bitcoin, the halving. Nvidia è arrivata a 8.30. Arrivata a 8.30. Ritornata sotto i minimi del 5 marzo. Dal settimanale di Nvidia. Tre settimane Nvidia ha perso 13%, neanche tantissimo se uno ci pensa. Questo è Tesla sul settimanale, zona massimi. Hanno tutti sui massimi, ragazzi, pure Microsoft, tutto, Google. Google è sceso parecchio, eh? Stava più 1,5, sta più 0,56. Google, insomma, Google non benissimo, Amazon rimane là, Apple pure, peragotta totale. Meta pure, praticamente Nasdaq e Meta hanno lo stesso andamento. Nasdaq e Meta hanno lo stesso andamento. Mezz'ora... Bah. Questo è 4 ore. Do something on ourselves. Some teams are doing like local TV and streaming. How do you see that shaking out? Andate a ritestare questi, sta zona minimi a 78, 80, quelle parti. Vediamo se si prova a scendere di nuovo. Questa è il mezz'ora, vediamo come chiude. Con questa volatilità può chiudere veramente in tutti i modi. Veramente chiudere in tutti i modi. Yeah.
detiene qua 18.050 praticamente. Vediamo un po'. Un minuto alla chiusura del mezz'ora. Un minuto alla chiusura del mezz'ora. Una trentina di secondi. In the equity market, and we're still under pressure by some 0.4% on the Nasdaq 100. Some of the momentum names in particular under pressure. I'm thinking of India, thinking of Meta in particular, selling off. Even as we see actually bond yields coming down, money going into the bond market ahead of that all-important CPI print coming tomorrow. Currently off by about 4-5. Ma chiuso positivo, ovviamente. Eppure ci stanno tutte queste shadow da qua, ma ha chiuso positivo. Ha chiuso positivo. Certo, il 3 ore, vabbè. Galaxy Digital, interesting one, of course, traded over in Canada. We all know Mike Navragats, who's leading this particular business, off by 18%, hit hard. Why they're raising money? $5 million of it. They're doing an all-stock deal really with... Questa è Nvidia sul quarto d'ora. Attenzione, pure Tesla sta tentando di rigirarsi giù, eh? Meta sta ancora lì. Microsoft pure. Google sta cercando di proseguirlo il movimento al ribasso, cioè Amazon invece rimane là. Apple peracotta totale. Maybe the high in light of Bitcoin's current rally of more than 50% to a record high this year might actually still have room to run. What's exactly going on? Let's break it all down. And what the halving means. Take a listen. But on the horizon is a preordained event that will change the business of Bitcoin forever. It's called the halving. It will become much more difficult for miners to produce new coins. After the halving, margins will be cut overnight by 50%. Come al solito, bisogna aspettare. Come al solito, bisogna aspettare. C'è poco da fare. Purtroppo gli interrogativi non sono pochi. Non sono pochi. Domani ci sono i dati. Ti pare che questo si muove oggi? E intanto oggi si è mosso, perché comunque sia quel movimento non è di poco conto. Sul 4 ore, grafico così, accumula, poi il 4 ore magari va a chiudere negativo, insomma non è proprio il massimo, eh. Cioè qua sotto si sta creando un'area che è pazzesca. Cioè, guarda che supporto. Da febbraio che tiene quest'area di supporto, Nasdaq. Da febbraio. Fine febbraio. Tutto un mese pieno che tiene quell'area. Quindi, se disgraziatamente la va a bucare o a testare, la situazione si fa, diciamo, scottante, no? Si fa molto scottante.
April 20th, but the demand is at an all-time high from institutions and retails coming into Bitcoin. What this means is that more people are going to be looking to Bitcoin to turn it from a passive asset to a productive asset. S&P, dinamica molto simile al Nasdaq, il Dow sta tentando quasi di recuperare Russell. Tentativo di discesa tra virgolette, il Nikkei meno 0,22 ha iniziato la giornata bene, era andato su tutto bello tronfio, abbiamo rotto i minimi di ieri, li siamo andati a testare adesso, sono stati di fatto in questo momento venduti. This is a very different retail phenomenon that we're seeing. Okay, different from the NFTs. E poi c'è questo livello qua dei 18.000 che è stato comprato più volte, però ragazzi è pur vero che è dal 21 marzo che Nasdaq viene venduto pesante, eppure non parte mai in movimento ribassista come si deve, eh? Quindi diamogli tempo. Make it more productive. Where is the production coming from? Web3. Sono solamente due ore che si sta scendendo, aspettiamo adesso. So I think if you were to think about Bitcoin as a market opportunity, we have $1.3 trillion in BTC as an asset class. So we have surpassed the store of value, but what we are trying to move into now the medium exchange. If you were to build applications on top of Bitcoin, like layers, like what Lightning is building, or DeFi, or stablecoins, or anything under the sun, you can have a larger economy as a flywheel on Bitcoin. Vediamo pure il 45 minuti come chiude. All the value is what we see on the surface, but al momento potential of a positivo. $200 billion market is below the surface, and we are just scratching the surface through new layered technology on Bitcoin. Like what technology? What use cases? A lot of different use cases. The first is the idea of Bitcoin L2s. Bitcoin is having a moment, and a lot of people are thinking about how to scale Bitcoin by creating new layers, like what Ethereum has with Polygon or other L2s with Bitcoin. This means that I can have smart contracts with Bitcoin, meaning that niente. PC latent capital, that asset, can be deployed directly into DeFi, RWAs, thinking about tokenized treasury bills. Kind of the world is the limit on the idea of new products being built on Bitcoin, but using the most secure and stable blockchain in all of the world. So real world assets are key focus. I'm interested in your business in particular, Trust Machines. What sort of revenue growth are you seeing? How are you managing to bring in money at the same time? C'è il DAO praticamente che tiene di più. Vabbè, andate a testare questi minimi, certo. Dinamica del genere. One of our products is a leading Bitcoin wallet called Leather, meaning not your keys, not your crypto. We help Americans and people all over the globe get access to Bitcoin and secure it safely here at home. The other product that we're building is a little bit revolutionary and very new. We are bringing the Web2 functionality of a TLD, so a domain, if you say, as a passport into Web3 and Bitcoin, meaning I take my digital identity everywhere we go. Okay. Feels like we need to get you on a little bit more to dig into my new digital identity and whether or not that's having to scan my eye or not. Bina Shah, I'm really pleased to spend some time with you. Vice President of Operations and Products over at Trust Machines. Really fascinating across the crypto sphere. Meanwhile, watching shares of Intel today. Let's just keep an eye more broadly on some of the sta sempre qua, pure il DAO. A bit of a sell-off that's been happening across the world. Now we're actually seeing a spike higher in the world of Intel right now, almost managing to trade flat on the day. This as we see an announcement more around Gaudi 3. They're saying they're unleashing enterprise AI with Gaudi 3, AI open system strategy, new customer wins is what's coming out. This is Intel's Vision 2024. I'm really breaking down some of those proprietary walls, they say, to bring choice to enterprise generative AI markets. Isn't it interesting that seems to be coming on the same day as Google's? Vede, tutte le volte che Nvidia prova l'allungo giù, scende il Nasdaq, giustamente. Nvidia, of course, under pressure today. This is Bloomberg Technology.
Nvidia ha provato l'allungo giusto, è stato ricomprato, adesso aspettiamo. Meta meno 1,4, Microsoft ancora negativo, Google più 0,59, sta ancora là Google, non si schioda. Sempre positivo Google. Amazon. Zona massimi, Apple ancora più 0,2. Per il momento positivi sono Apple, Google e Tesla. Il resto sono tutti negativi, pure Amazon, seppur di poco, ma è negativo. Quindi è un mercato ribassista al momento, cioè, c'è poco da fare. Poi, considerando il fatto che, insomma, il mercato si è caricato tutto ieri, cioè è stato tutto ieri su, oggi in apertura, provato l'allungo, fallito. E poi è partito pure questo movimento ribassista. Non vedo perché si dovrebbe fermare proprio ora, però. Non sfoga mai. Niente, niente, non scende. And so there's a couple of things that we're doing. One, it's having this conversation and making sure that we all are aware that there is a gap. By the way, women live longer than men, so longevity risk is a real factor. Secondly, it's about making sure that we are talking to women about what can you do differently. And so whether that's negotiating pay and what are some tools that are out there, making sure that you take the time to negotiate, because we know women do not negotiate as much as men, which puts you at a disadvantage to start. But then also along the way, making sure that women are securing their own retirement, and that as part of their retirement plan, we're having much more conversation around guaranteed income as well. And so ensuring that we understand what are the nuances for women. If you think about COVID, 2 million women exited the workforce. They did not continue to contribute to their 401k or 403b plan. And so how do we make sure, as a matter of policy, as a matter of engagement, that women can have an opportunity to catch up? That women can understand that if you exit the workforce and now you're back, that that's 2 years of compounding that you were not able to take advantage of. And how do we continue to make sure that we're educating them and giving the tools that they need to get back on track? Power, money, culture. As Linda Ammann tells the story of Asia's rise through the people who are helping to shape it. This week, navigating the challenges of AI, shifting generations, and talent retention, Recruit Holding CEO Hisaoki Idekoba opens up about the future of employment in Japan and around the world. More workers don't want to do tough jobs. They prefer to have remote work or flexibility. Latitude, encore presentation this weekend, only on Bloomberg. Ah, vediamo come chiude questo 15 minuti, va. Allora. Esatto, ce la fa, non ce la fa, ce la fa, non ce la fa. Tre settimane di profitto, un altro long, ci sta tutto. Paolo Mattici, avete capito del no stop loss sul Nasdaq short o devo farvi un disegnino? Allora Paolo, allora, qui ci faccio un minuto, oltre non vado oltre, finiamola qui, già prima è arrivato uno che voleva fare la lezioncina a tutti quanti e passo direttamente al ban. Ok, visto che ieri ho perso un sacco di tempo a cercare di capire, adesso stai facendo ancora il mattacchione. Ok, quindi facciamo così Paolo, ti banno direttamente e a posto così, va bene? Va bene Paolo? Siamo d'accordo, no, con questa cosa? Io direi proprio di sì, va bene? Quindi Paolo, è stato un piacere, facciamo... No, che spero hai capito un cazzo Paolo, perché ieri tu mi hai detto che dico cazzate, cioè io qua non sto facendo il pagliaccio, ok? Almeno se devo fare il pagliaccio lo decido io, non sto qua a farmi prendere in giro,
Quindi abbi pazienza. Sì, sì, no, ma abbiamo capito tutti anche come sei fatto tu, Paolo. Non ti preoccupare. La gente qui lo sa come sono fatto, più o meno. Sa come sono fatto. E a me danno fastidio le prese in giro. Ok? Arrivederci, Paolo. Tante care cose. Sì, sì, no, se a coso non sei uomo, è arrivato. Damos appuntamento, poi vedemo. Ma che sta a dire? È arrivato, sei uomo. Scrivi da dietro una tastiera, sei uomo. Vabbè, lasciamo stare, va. Bannato. Abbiamo salutato Paolo. Salutiamo anche Paolo, molto bene. Dunque, questo non vuole scendere, eh. Questo non vuole scendere, questo vuole recuperare. Vuole recuperare. Vuole recuperare. Dai, su. Ma basta, su. Se no, qua ripartiva un altro pippone. Basta, non me vado, sta a perdere tempo con sta gente. Nei fenomeni che dietro la tastiera, proprio, guarda. Mi sa che ne hanno capito proprio l'antifona con me come funziona. Non è che mi metta a scrivere cose sui social, dissing, vuoi far dissing, se vediamo, poi ne riparliamo. Comunque, 15 minuti qua, niente, sta recuperando, ragazzi, e niente, è stato bello finché è durato. È stato bello finché è durato, toh, ecco qua, recupero, tranquillo. Certo, 4 ore che si rimangia tutto, ritorna qua sopra. Vabbè. Oggi al limite dell'intradabile. Al limite dell'intradabile, meglio ancora. Direzionalità, questa sconosciuta. Direzionalità, questa sconosciuta. E niente, ragazzi, e c'è poco da fare qua, e c'è poco da fare. Carlo dice, il bello è che comunque spiazzano questi mercati. Sì, spiazzano di brutto. Poi dicevo, ciao David, mi sono collegato e ti ho beccato a dire salutiamo Paolo, ma di nuovo allora sei proprio in odore di santità. Chiuso, bannato. Io adesso passo al ban diretto, tempo 2 secondi, mentre prima lascio, diciamo, spazio alla ragione, adesso vado di istinto. Mi stai sui coglioni, ti banno direttamente, proprio a pelle, né che non è neanche a pelle, perché non è che ci si conosce qua sui social, quindi. Fabrizio, dai, de santo subito. Che ci sopporta e supporta. Più supporto, dai, sopporto alla fine. Porca miseria, dai, mazza. Mica siete spiacevoli, eh. Mi permetto, mi hai capito, per me non era intrattabile a livello... Avevo capito che il tentativo short andava fallito. A quanto pare niente da fare. Il mercato proprio aveva deciso di non prendere direzione e non la sta prendendo. Andiamo al bar, no, al ban. Boh, ragazzi, giornata di oggi, punto interrogativo. Come si dice in gergo, non so che pesci prende oggi. Zero. Provato lo short in corsa, chiuso metà a 30 punti, lascio lo stop aperto di 15 punti. Provato l'allungo sotto i 18.000, metto lo stop a pari, rimbalzo, niente. Fine della fiera.
Già, lui dice, per me sei a livello di un pezzo di pane, va avanti così, mi viene il genio, sempre rispettoso, è una cosa molto rara in questo mondo. Allora, Gianluca, a parte grazie e complimenti, più che altro puoi dire pure che ti sto sui coglioni, anche con educazione lo si può dire ugualmente, però no, si deve fare, no, il provocare, capito, me ste cose, capito? Gemma di in faccia, sei uomo, poi ne riparliamo. Poi ne riparliamo, dimmi in faccia però, faccia a faccia mi devi dire queste cose. Poi mi deve uscire il torpignattara che è in me. Poi sono costretto a far uscire il torpignattara che è in me. Comunque. Giuseppe dice buonasera, Leonardo ha svalvolato cacao sulla luna. Ora vi dico la verità, non vi nascondo che in questo momento sono in difficoltà a livello di lettura del mercato, perché veramente tosta. Io sto provando adesso uno short perché si è allungato già adesso a 110, provo. Sto provando lo short adesso sul Nasdaq. Il terzo della giornata. Anche se non, sul breve non c'è neanche un segnale. Sull'orario. Bah. Bah, sto provando lo short praticamente da qui sopra, punto più punto meno, punto più punto meno. Stop di 13 punti, sta risalendo proprio questo, forse ho fatto una cazzata ragazzi. 2 ore così, che fa? Se lo rimangia tutto, ritorna qua sopra a 140. Ti pare? Che fa un test qua sotto, non se lo rifà? Ritornare a 18.060, non lo rifà? Comunque, questa zona qua proprio, anzi, l'ha usata per ricomprare. Addirittura. Boh, ragazzi, boh, che vi devo dire? Che va già dicere. Che ve devo dire. Il mercato prima di prendere una decisione ci manda sempre in paranoia. Esattamente. Bruno dice ha fatto retest. Ci sta tutto. Me l'aspettavo più dei 78 se voleva riscendere veloce. Bah. 4 ore. Analisi tecnica base. Il 4 ore già sta, si è rimangiato parte della salita, parte della discesa, neanche poca. Quindi qua si è caricato per fare quale movimento? Niente. Non ha fatto alcun movimento, cioè ha fatto così e poi se l'è rimangiato. S&P è ritornato su questi livelli, erano quelli che dovevano fare da supporto, pure questi sul Nasdaq tecnicamente dovevano fare da supporto, eccoli qua, da quest'area qua doveva fare da supporto, c'è rientrato dentro, adesso vediamo se ritorna qua sotto. Russell pure non si sa che deve fare, ragazzi, è tosta, non è facile per niente. Titoli grossi, Nvidia sta recuperando, meno 2,94, Meta rimane a meno 1,20, Microsoft meno 0,28, Google più 0,7, Amazon positivo più 0,01, Apple peragotta palesemente.
Staremo a vedere. Staremo a vedere. Ragazzi, ci vediamo dopo alle 7 con Mario Amitrano. Mario Amitrano, che è un trader istituzionale, trader in banca. Ok. Quindi dopo, se avete delle domande, preparatevele, così almeno non ci facciamo prendere dalla situazione a braccio, no? Perché io poi vado a braccio, mi faccio prendere un po' dall'emozione del momento, però poi alla fine, ragazzi, Mario può dare sicuramente, spero, possa dare risposte alle domande che magari no. Qualcuno si può fare, no? Manipolazioni di mercato, mani forti e cose del genere. Quindi, Stanislao dice, vedi, dai, un giorno di chiesa, avevi 120 anni, perché sei molto responsabile con tutto quel giovane. Bravo, ti va per bene, tutto qui e ti ringrazio. Grazie dei complimenti, Stanislao. E più che altro è... Cioè, sui social, purtroppo, Stanis... Fabio Cesare dice, ciao Paul, insegna agli angeli a trattare con... Carlo dice a dopo, Andrea Francia dice non so se posso esserci, ma lo vedo registrato con interesse. Molto bene, Andrea. Comunque, ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento a dopo, quindi tra un'oretta. E ragazzi, mi raccomando, buon trading.